Allora, io mi vedo un po' frizzata, però mi sembra di essere in diretta. Vediamo, vediamo, scusate, intanto mentre qualcuno proverà a collegarsi. Ecco, devo vedere sul telefono perché in diretta dal computer è diventato un problema ormai da quando hanno cambiato le modalità operative. Bentrovati, buon pomeriggio, grazie per chi vorrà essere in mia compagnia. Abbiamo fatto la settimana scorsa un open day virtuale della nostra scuola, dove avevamo presenti la maggior parte dei nostri master trainer che hanno partecipato e hanno contribuito a parlare ognuno, diciamo, della propria attività e dei propri corsi che svolge all'interno della scuola. Siccome, come spesso capita, tanti non hanno potuto partecipare, ho pensato di intrattenervi oggi con un riassunto, diciamo, dell'Open Day che abbiamo fatto, dove sono a vostra disposizione se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda, a qualche curiosità, ma mettetela pure qui nei commenti che piano piano li guardo. E darvi così una panoramica della struttura della nostra formazione, della nostra scuola. E siamo facendo una serie di cambiamenti, tra l'altro stiamo anche organizzando la nuova sede di Bologna, e quindi siamo un po' in movimento, sarà un autunno di aggiornamenti e trasformazioni, anche perché, come ho detto anche durante l'Open Day, quella dell'homestaging è un'attività veramente sempre in evoluzione, quindi anche la formazione, i corsi sono sempre continuamente in aggiornamento. Per rispondere alle esigenze del mercato che cambiano continuamente e che da una parte hanno richieste magari nuove ed esigenze nuove a cui ovviamente si cerca di far fronte, da un'altra parte hanno rivelato quanto questa attività sia veramente cambiata e trasformata da quando abbiamo iniziato a farla ormai più di 10 anni fa. Diciamo, si è iniziato a parlare in Italia di homestaging intorno al 2008-2009, con le prime persone che avevano scoperto appunto l'esistenza di questa attività in America, ne hanno iniziato a parlare, a diffondere piano piano la conoscenza in Italia, ma da allora, dai primi approcci, è veramente completamente cambiata il tipo di attività. Perché se da una parte c'è stato un primo approccio rivolto quasi esclusivamente agli architetti, che magari sono stati i primi a cogliere l'idea di che potevano implementare la loro attività con questo particolare approccio. Non sempre sono riusciti a coglierne le vere potenzialità. Dall'altra parte, si era affacciata una nuova tipologia di persone che lavoravano molto sul fai da te, cioè c'era stato il mio primo inizio di approccio all'homestaging come un'attività low cost che chiunque poteva fare sistemando la casa. La situazione è scusate che mi squilla il telefono, non avevo disattivato. Eccoci. La situazione è profondamente cambiata. In questi anni ci si è reso conto come quella dell'homestaging non è né un'attività
un'attività ausiliaria né un'attività, diciamo, fai da te, molto semplice, ma una vera professione molto, molto più complessa di quello che può sembrare, a prima vista. Guarda intanto se c'è qualche messaggio. Daniela Scovotta Scovotto che mi saluta e ci dà buon inizio corsi, grazie Daniela. E quindi questa importanza di questa forma di questa la rivelazione di questa formazione così non questa formazione di questa professione così importante, così complessa, ha rivelato quanto fosse necessario anche una formazione adeguata. Quindi, se all'inizio si parlava molto spesso dell'home stager che riempiva la macchina con un po' di accessori, un po' di oggetti, un po' di pittura e andava a sistemare, a tagliare, a smontare, a pitturare e a sistemare un po' le case, si è rivelato che questo non era assolutamente possibile. Anzi, quando questo è possibile, perché ci sono situazioni in cui questi lavori si fanno, come ad esempio nelle case turistiche, ma il lavoro è ancora molto più importante, ancora più professionale di quello che può sembrare. Ok? Quindi veramente insiste perché è un corriere che mi vuole consegnare qualcosa da qualche parte, ma non possiamo prendere il pacco in questo momento. Quindi, dicevo, è da lì che la formazione di conseguenza è profondamente cambiata, perché noi primi home stager ci siamo resi conto che la formazione che c'era nel 2010, 2012, 2013, 2014 non era assolutamente sufficiente, adeguata sia a livello proprio di conoscenza dell'attività dell'home stager, sia poi la parte che noi abbiamo in particolare sviluppato della nostra scuola, che è quella dell'attività lavorativa, cioè del riuscire poi a trovare lavoro, perché essendo un'attività ancora poco conosciuta, anche la diffondere, far conoscere. Abbiamo questa difficoltà appunto che ovviamente le persone non sanno neanche che cosa sia l'home staging, che cosa serve. E quindi se da una parte qualche volta questa cosa può essere anche utile da sfruttare, però insomma ci sono tutta una serie di meccanismi da mettere in atto non solo per riuscire a fare bene il proprio lavoro e la propria attività, ma proprio per conquistare poi clienti e primi lavori. Quindi tutto il nostro percorso professionale nasce proprio dall'esigenza di rispondere alle esigenze delle persone, degli home stager, sia di chi si affacciava per la prima volta al mondo dell'home staging, sia di tante persone che si erano già avvicinate, avviate all'home staging, facendo i primi corsi che c'erano, ma non riuscivano poi effettivamente a lavorare. Abbiamo avuto, ad esempio, tanti allievi che hanno frequentato i nostri corsi e che avevano già fatto corsi negli anni precedenti, in altre scuole, ma non erano, adeguati. La forza, devo dire, proprio della nostra scuola, che abbiamo messo insieme quello che tutti i giorni abbiamo fatto e facciamo da anni sul campo, cioè non parliamo di teorie, non sono percorsi studiati sulla carta pensando come potevano essere i primi che erano scopiazzati dai percorsi americani e allora vediamo se funziona lì, facciamoli funzionare anche in Italia. No, i nostri percorsi sono nati proprio dalla messa in pratica, dal riuscire a far funzionare comunque in Italia il lavoro dell'home stager, far funzionare l'home staging, a riuscire a vendere i percorsi di home staging e quindi vendere proprio i servizi di home staging, e quindi è da lì che sono nati tutti i percorsi. Avevo preparato due o tre slide, che però mi sono scordata adesso di mettere in anteprima.
E vi voglio perlomeno far vedere quella che è la vision della nostra scuola. Durante l'Open Day abbiamo fatto vedere anche altre slide, altre situazioni, ma come vi ho detto, questo è un po' un riassunto perché abbiamo un po' accelerato. Ecco, ci sono solo io, non essendoci le altre voci, vi do proprio il succo. La vision della nostra scuola è veramente molto importante, molto potente, perché è quella di trasformare il mercato immobiliare. Sì, cioè, questo è il mio obiettivo, il mio sogno, perché il mercato immobiliare è profondamente arretrato e chi sta già cercando di lavorare con l'home staging o nei settori affini con gli attori del mercato immobiliare se ne è assolutamente reso conto. Quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare effettivamente il mercato immobiliare, renderlo efficace, leggete, contemporaneo, consapevole, soprattutto che l'improdotto che devono vendere non è l'immobile in sé. La maggior parte delle agenzie, soprattutto, ma anche dei costruttori e di tutti, sono concentrati sul vendere la casa, ma sul vendere l'immobile. Devono andare oltre, comprendere che devono uscire a vendere tutta una serie di messaggi di percezione legati alla loro realtà, alla loro immagine, che poi fanno sì anche che le case vengano vendute. E l'home staging in questa cosa è fortissima, e quindi sia nel risolvere i problemi, diciamo, trasformare i desideri, le speranze delle persone leggete in concrete realtà, non soltanto di chi vende, perché tante volte si pensa soltanto a chi vende che è felice perché vende in fretta, ma noi home stager risolviamo anche i problemi, i desideri, le speranze di chi cerca l'immobile, che aiutiamo, perché vi assicuro che tantissime volte ho assistito a questa felicità di chi cerca e che dice, proprio mi ricordo, l'ho detto tante volte, in una casa dove ero una volta a Livorno, dove entrata questa cliente che è tornata a rivedere la casa che avevamo preparato, e come entra dice: "Ah, finalmente posso vedere com'è fatta questa casa". Cioè, pensate alla difficoltà di chi cerca casa, che la maggior parte delle volte non riesce proprio a capire com'è fatta una casa, non fa il nostro lavoro. Non fa il lavoro di tutti gli addetti ai lavori di questo settore, che non si rendono conto, per loro è normale immaginare come si trasforma, come si arreda, come si colora, ma per la maggior parte delle persone non hanno questa immaginazione. Quindi questa è la nostra vision: trasformare il mercato immobiliare. E per farlo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno delle home stager, perché non è che questo lo può fare la scuola. Questa è la vision della scuola, ma la mission è poi formare professionisti adeguati, consapevoli, preparati, capaci di vendere il loro servizio in modo che tutti possano beneficiare poi di questi risultati, del grande potere che ha l'home stage. Sto vedendo tanti commenti, ma tanti sono, ecco, soltanto notifiche di chi mi sta seguendo e mi sta guardando. Alessia Gerli, ci tengo a dire che la scuola è ottima e davvero seria. Buon inizio corsi. Ciao Alessia, grazie. Hai fatto uno dei percorsi da solo qualche mese. Alessia, grazie ancora. Le vostre testimonianze, lo sapete che ormai ovunque, ma nel nostro settore, le testimonianze sono veramente preziose, per cui non è mai detto abbastanza, ci fa molto piacere. Se lo segnalate, anche perché magari ci stanno seguendo tante persone che devono decidere se avviarsi, quale scuola scegliere, che percorso avviarsi, quindi sicuramente sentire delle testimonianze di persone soddisfatte, penso che sia veramente la cosa più importante. Quindi grazie Alessia, e grazie a chiunque altro voglia dare anche la sua testimonianza. Abbiamo una parterre di master trainer eccezionali. Devo assolutamente dire che nessuna scuola in assoluto, nessuna realtà formativa ha messo insieme docenti di questo calibro nel settore dell'home staging.
cioè tutti professionisti, lo ripeto per l'ennesima volta, non è una cosa così scontata, che veramente lavorano tutti i giorni nell'home staging e una parte di questi ha fatto la storia dell'home staging. Vedete, c'è Valentina Fraschetti, Roberta Anfora e Michela Galletti. Con me, innanzitutto, che abbiamo fondato l'associazione professionale Home Staging Lovers, che è l'associazione di categoria professionale che riconosce ovviamente la nostra formazione. Diciamo che sono nate un po' insieme perché ho iniziato a fare formazione inizialmente da sola agli inizi del 2015. Proprio in quegli anni c'era tutto il fermento dell'home staging. Chi volesse conoscere un po' meglio la storia anche dell'home staging, non perdo ovviamente il mio libro Professione Home Stager, che è sempre disponibile su Amazon, dove si parla anche di questo aspetto. E poi nell'ottobre 2015 abbiamo fondato l'associazione di categoria professionale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Inizialmente ero io, i primi 4 anni sono stata io presidente e noi eravamo nel CD. Adesso da 2 anni la nuova presidente è Michela Galletti, che prima era vicepresidente, e altri docenti abbiamo Monica Fraschetti, che fa parte comunque del comitato scientifico e del comitato direttivo, anzi la presidente del comitato scientifico, e vedete Cristina Canci anche in alto, che anche lei fa parte del comitato direttivo attuale dell'associazione professionale Home Staging Lovers. E poi Ilaria Mari, che dopo qualche anno si è aggiunta, ha fatto subito una carriera, diciamo così, fulminante, e oggi è vicepresidente con Michela dell'associazione professionale Home Staging Lovers. Fra i docenti, poi vedete home stager più giovani dal punto di vista della carriera, che però hanno fatto un bellissimo percorso. Abbiamo Titta Boccia. Adesso lo dico così in ordine come li vedo, Paola Azzani. Non sto a elencare tutte le docenze che fanno dei corsi perché altrimenti veramente passa mezz'ora. Poi abbiamo Marco Rambaldi, che non è un home stager ma è un fotografo e videomaker, Patricia Pizzi, home stager, fotografo professionista, esperta di SketchUp. E poi negli ultimo anno si sono aggiunti Lorenza Cremonini, che è innanzitutto architetto ma investitrice immobiliare, infatti fa un percorso molto particolare legato agli investitori immobiliari. E poi Federico Mantuano, che abbiamo buttato noi nel mondo dell'home stager, ma lui si è fatto proprio travolgere completamente, ci sta aiutando, ci sta rimettendo insieme anche un po' tutta la grafica. Già abbiamo fatto tantissimi lavori in questo anno ed è docente per la sua parte legata all'identità, al visual brand nei nostri percorsi. Abbiamo presentato anche due nuovi docenti, una è Luana Cavriani, che molti di voi già conoscono perché fa parte comunque dello staff della nostra scuola. E poi gli altri nuovi docenti, qualcuno l'avete già conosciuta come Elisabeth Gesualdi, che è nel percorso, che è una psicologa ambientale. E poi abbiamo presentato un docente nuovissimo che avrete occasione di conoscere in un altro incontro che promuoveremo a brevissimo. Ok? Ok, qui avevamo il programma, ma volevo arrivare a farvi vedere qual è il percorso perfetto per diventare un home stager professionista. Ogni tanto ricontrollo se ci sono dei messaggi. Cristina Carretti, ragionando, penso che sia profondamente femminile come professione quella dell'home stager, in quanto vedo come ragiona anche il costruttore che ho in casa e capisco la sostanziale differenza tra il pensiero femminile e quello maschile. Sì, hai ragione, Cristina. Devo dire che proprio in questi ultimi mesi ho fatto questo ragionamento, e cioè che abbiamo sempre cercato di coinvolgere in ogni modo anche mi sto accorgendo adesso che alla fine io non ho condiviso lo schermo. Molto bene, ero convinta di aver condiviso lo schermo, nessuno di voi mi ha detto non si vede niente, invece non l'avevo condiviso. Molto bene, molto bene. Eccolo, adesso lo sto condividendo. No.
Nessuno mi ha detto non lo stai condividendo, avevo fatto vedere, ve la faccio vedere adesso, la vision è qua, perché vi dicevo come potete leggere, abbiamo la vision, poi mentre vi parlavo di tutti i docenti avevo questa bella slide con tutte le facce dei docenti, mancano le ultime, cioè Luana, appunto, Luana Cavriani, che vi dicevo, Elisabetta Gesualdi e il nuovissimo Andrea Ballato, che in realtà non ha ancora iniziato il nuovo percorso che vi dicevo. Dopo vi metteremo nei link i vari messaggi. Stavo dicendo, prima rispondendo a Cristina, che appunto in questi ultimi mesi faccio anche questa considerazione che abbiamo sempre cercato di parlare al maschile, no? Per includere anche quegli pochissimi uomini che ogni tanto partecipano, e ci sono alcuni che fanno i corsi e lavorano anche molto bene come home stager, però sto, diciamo, effettivamente è una professione al femminile. E i motivi non sono ancora perfettamente chiari, ma non possiamo, negare che veramente, pensate che, non so, all'interno dell'associazione, Home Staging Lovers, in 180, se non si considerano, i soci onorari, al momento ci sono due, se non sbaglio, ci sono due home stager uomini, cioè, quindi stiamo parlando veramente neanche dell'1%, insomma, ecco, poco più del 2-3% degli home stager, e ce ne sono veramente che lavorano po pochi altri di più. Quindi effettivamente sì, è un'attività al femminile. Vediamo qual è il percorso perfetto per diventare un home stager professionista. L'abbiamo proprio, ve l'ho messo così, come dire, una specie di scaletta. Cos'è che dice? Allora, Chiara, grandissima, super scuola, super fosca e felice per Luana, grazie Chiara. Luca, ciao Luca, Luca è un property manager, se non fossi plurimpegnato come property manager avrei scelto questa professione, ma mi seguo sempre. Sì, Luca ci segue, grazie, sta facendo tantissime attività in Sardegna per il mercato turistico extra alberghiero. Complimenti a Luca per tutte le tue iniziative. Dunque, volevo spendere due parole soprattutto per il corso professione home stager e poi qualche cenno a tutti gli altri percorsi. Come vedete, abbiamo creato questa scaletta. Il percorso fondamentale di base è professione home stager, che è un percorso di 48 ore, dove è compreso anche un videocorso girato completamente da me di 9 ore, dove ci sono tutti dei contenuti di base che non vengono poi sviluppati all'interno del corso. Quindi sono 9 ore in più, oltre le 48 ore, se non per pochissime, diciamo c'è soltanto una piccola parte che è quella del preventivo, che viene ripresa, approfondita e amplificata, perché è sempre un concetto molto particolare da affrontare e da risolvere. E quindi, a parte quello, tutti gli altri sono con concetti nuovi, perché, ripeto, questo lavoro è veramente molto più ricco, complesso e veramente ha tantissime sfaccettature, più di quello che possa sembrare. Nel percorso Professione Home Stager 48 ore, ovviamente si parla di arrivare alla consapevolezza che ogni home stager deve avere di a cosa serve veramente questa attività, perché questa è la parte più importante per poi andare a proporre agli altri il nostro lavoro. Dobbiamo veramente sapere quali sono tutti gli aspetti e tutte le caratteristiche di questa attività. E ovviamente c'è tutta la parte di design, di decoro, di progettazione, di colori, come si abbinano i colori, come si scelgono i complementi, di arredabilità degli spazi. Il percorso professione home stager è incentrato principalmente agli immobili da vendere, perché su questo concetto che nasce l'home staging. Quindi anche chi tante volte ci contatta, chi dice: ma a me interessa soltanto il percorso legato agli immobili delle case turistiche, ma il redesign delle case turistiche è per forza di cose un passo successivo alla conoscenza dell'home staging per la vendita, perché l'home staging per la vendita è l'ABC.
cioè, e comprendere i meccanismi di questa particolare attività di marketing. Se non si comprendono bene quelli, non ha più senso di parlare di home staging turistico. A quel punto diventa un lavoro di progettazione di architettura di interni che può fare qualsiasi architetto, progettista o arredatore. Allora, se vi interessa progettare e arredare delle case, come possono essere turistiche o possono essere delle case dei privati, fate dei percorsi specifici per quello, per quelli. Noi qui ci occupiamo di tutti i percorsi che prevedono la comunicazione dell'immobile, cioè comunicare l'immobile affinché questo venga venduto o affittato. È per questo che si tratta di una tecnica di marketing. Prima di essere un modo di utilizzare il redesign o l'interior design. L'interior design, l'architettura, il redesign sono dei mezzi e non dei fini. Il fine è sempre fare in modo di rendere un immobile attraente non per il proprietario, non per noi, ma per un particolare pubblico di riferimento che è o chi deve acquistare la casa o chi la deve prendere in affitto o in locazione a lungo o medio termine. Ok? È per questo che non si può prescindere dal corso Professioni Home Stager 48 ore, anche se si vuole soltanto, tra virgolette, se ci si vuole dedicare alle case turistiche. Questa è la base, ok? Come dire, non sono studio l'alfabeto, come posso poi imparare una lingua, ok? La nostra nuova lingua parte da questo alfabeto. Professione on stager 48 ore, dove all'interno ci sono anche queste 9 ore di corso video registrato. In questo percorso di 48 ore si affronta tutte le modalità a conoscenza dell'home staging, come si fa l'home staging, come si fa l'allestimento. Ci sono 8 ore in una casa o in uno showroom a seconda delle situazioni dove facciamo la parte pratica e capiamo effettivamente come funziona l'home staging per la vendita. Poi c'è una 4 ore dedicate alla fotografia di interni, a comprendere perché noi per fare l'allestimento dobbiamo già pensare a come dovrà essere fotografato. Quindi non è un corso di fotografia, ma è un corso di 4 ore di approccio alla direzione fotografica, ok? A comprendere come fare un'inquadratura fotografica. Quindi è prima di capire come si fotografa. Poi dopo ci sono 8 ore di marketing planning 6 step con Ilaria Mari, quindi primo approccio per pianificare il proprio marketing. Poi ci sono 4 ore dedicate alla conoscenza del mercato immobiliare e poi c'è un altro modulo dedicato al mercato turistico ex alberghiero. Lo abbiamo inserito perché in effetti oggi è diventato proprio una grande, grande richiesta, una grande opportunità e per cui è bene avere i primi rudimenti per poter trasformare delle case vacanze già esistenti. Non per fare trasformazioni ex novo, perché per fare delle case vacanze da zero, diciamo così, bisogna avere delle conoscenze specifiche più precise di progettazione d'interni che si possono acquisire o si hanno già, perché magari sei architetto, sei interior designer, o si hanno già queste esperienze in più. Infatti, il nostro percorso Professione Home Stage 48 ore rilascia 20 crediti professionali, se non sbaglio 20, 20 crediti formativi professionali in tutto il territorio italiano, quindi è riconosciuto anche dal Collegio dell'Architetto, è l'unica scuola che ha riconoscimento su tutti i corsi, su tutto il territorio italiano e anche sui corsi in streaming. I nostri sono corsi misti, streaming presenza. Quindi abbiamo due modalità di percorsi, uno di sempre 40 ore in streaming e 8 in presenza. Le 40 ore o si possono fare 2 volte alla settimana, serali, 2 ore ogni volta, oppure 10 giorni in 2 settimane consecutive, 4 ore ogni giorno. Quindi per le date poi esatte, contattate la segreteria, perché adesso se metto a dire anche le date diventa pesissima la presentazione, ok? Quindi il primo inizia comunque i primi di ottobre, quello più lungo come percorso. Leggo anche intanto il commento,
Antonella Pancani, siete super. Ciao Antonella, grazie anche a te. Sai perché mi arrivano queste notifiche di 10.000 volte lo stesso nome che dice sta guardando, sta guardando, sta guardando. Cioè, ecco, vabbè, queste notifiche di Facebook sono veramente particolari. Quindi questo è il percorso base. Si può già lavorare con il percorso base di home stager? Volendo, sì. Cioè, è un percorso che comunque dà una qualifica professionale riconosciuto dall'associazione di categoria professionale Home Staging Lovers, quindi appena fatto il corso si può accedere e fare richiesta all'associazione professionale Home Staging Lovers di entrare. Oggi sono già aperte le iscrizioni valide per tutto il 2022. Si accede come starter, quindi come home stager alle prime armi, diciamo così, quindi si può già accedere. Quindi diciamo tecnicamente si è già dei professionisti, infatti viene consigliato di aprire le partita IVA, diciamo anche esattamente come funziona, con che modalità, eccetera. Però come tutte le attività professionali, c'è sempre bisogno di un aggiornamento continuo, di ampliare le proprie conoscenze e di soprattutto di poi di riuscire a trasformare la nostra abilità in denaro contante. Lo dico sempre, nelle scuole, nelle università, nessuno ci insegna poi come vendere il nostro servizio. Un po' la realtà italiana è impostata che sembra che voglia sfornare solo dipendenti. In realtà si sa che ormai la strada dei dipendenti è sempre più un imbuto stretto per poche persone, un po' caratterialmente, un po' per la situazione attuale della società, invece sono sempre più le opportunità di lavorare come freelance, come libero professionista. Però questo vuol dire non solo saper fare il proprio lavoro, ma anche saperlo comunicare, saperlo proporre, saperlo vendere, saperlo farsi conoscere. E quindi ecco che l'attività dell'homestager diventa ancora più complessa, ok? Perché bisogna diventare dei piccoli imprenditori, oltre che dei. Una volta libero professionista voleva dire che mettevi una tua targa, poi la gente sapeva che facevi l'idraulico e ti chiamava. Oggi non è più così, bisogna mettere in pratica tutta una serie di attività, di strumenti, in modo che poi le persone ci scelgano, ci chiamino. Quindi abbiamo creato, vedete, queste scale. Per noi non ci dite, cioè, per noi questi sono tutti percorsi necessari per un perfetto home stager professionista. Qualcuno potrebbe dire di avere già alcune conoscenze, e altre meno, qualcun altro invece ha bisogno di tutto. Qui ognuno sceglie i tempi e le modalità di accesso a questi percorsi a seconda dei propri impegni, le proprie disponibilità economiche, ma anche i tempi in cui vuole ottenere certi risultati. Abbiamo dei corsi avanzati che ritengo fondamentali, soprattutto se si vuole lavorare nel settore turistico extraalberghiero. E poi invece ci sono altri corsi avanzati che possiamo definire di specializzazione. Quello fondamentale di base, vi ho detto, professione home stager 48 ore. Gli strumenti facoltativi li abbiamo resi quasi tutti in videocorso, in modo che possano essere acquistati e usufruiti in qualsiasi momento, perché diversi sono veramente importanti di averli seguiti prima di fare alcuni corsi. Ad esempio, se si vuole seguire il percorso di redesigner necessario per lavorare con le strutture extraalberghiere o con altri tipi di ambienti, di spazi come uffici, ambulatori, eccetera. Quindi per essere redesigner è necessario conoscere il rilievo, il disegno e anche conoscere uno strumento di modellazione 3D come può essere SketchUp. Se ne conoscete già degli altri, benissimo. Se sapete già fare il rilievo, benissimo. Altrimenti questi sono videocorsi che potete acquistare anche di sabato, domenica o di notte e appena fatto l'acquisto vi arriva l'accesso nella piattaforma al video. Anche il metodo De Copioni è un videocorso sviluppato da un agente immobiliare che ha seguito dei percorsi famosissimi per gli agenti immobiliari di McFerry, e ha tradotto questo metodo De Copioni ovviamente per noi home stager. E
E poi c'è il percorso Videoreclam che in realtà non è ancora pronto come videocorso, però è in programma anche questo. Videoreclame per realizzare video sia per gli immobili sia per se stesse. C'è anche si fa anche il montaggio dei video. Poi abbiamo invece i percorsi fondamentali, avanzati e fondamentalmente sono tre. Il primissimo è fotografia di interni. È un corso di 16 ore che però vogliamo un po' ampliare con alcune ore in streaming, perché al momento cerchiamo di farli quando possibile in presenza sia a Roma che a Bologna. Il primo è già in programma a Roma ad ottobre, no, scusate, a Bologna ad ottobre, 14-15 mi sembra, invece a novembre a Roma. E ci saranno anche alcune ore in streaming perché la parte su Lightroom è veramente molto complessa, molto interessante. Averla poi registrata è veramente molto videoregistrata e molto molto utile quando si va da soli a post-produrre le proprie fotografie. Ci vorrebbero ore per parlare di tutti i percorsi, ripeto, chi poi è interessato per i percorsi successivi, sapete che potete chiamare in segreteria, potete richiedere una consulenza con la nostra tutor dei corsi che è Claudia Ciardi, quindi potete scrivere info@stagingredesign.school oppure chiamarla, c'è anche il suo telefono, anche scriverle su WhatsApp e fissare una consulenza. E quindi approfondire i vari percorsi, le offerte che ci sono, i pacchetti, abbiamo anche la modalità di pagare in modalità rateizzata con la carta di credito. Business for Stager e Diventare Designer sono i due percorsi che sono già diversi anni, quindi sono corsi già stabili, fatti da tempo, sono 30 ore ciascuno e Business For Stager per noi è uno dei primi percorsi da avviare perché ovviamente si attraversa il mondo del brand positioning, del posizionamento, del marketing, la comunicazione, la negoziazione. Quindi è, diciamo, un corso molto molto ricco. Se qualcuno che mi sta seguendo l'ha seguito, vuole lasciare una sua testimonianza, mi fa piacere. È un percorso diverso dagli altri perché non è solo da seguire e da assimilare, ma da lavorare insieme, cioè bisogna lavorare insieme, ognuno costruisce il proprio percorso personale e differenziante. Su questi temi abbiamo un webinar molto interessante, gratuito per tutti i nostri allievi, a pagamento per chi non ha già fatto la nostra scuola, che c'è proprio questa settimana, lo stiamo promuovendo ed è molto interessante per dare ai nostri allievi sempre dei nuovi input e dei nuovi metodi, delle nuove letture perché sono argomenti molto complessi che all'estero sono sempre stati applicati sulle grandi imprese, mentre in Italia ci sono le piccole imprese e quindi questi stessi metodi sono stati adattati alla piccola impresa italiana, che è anche quella del freelance, del libero professionista. Ecco che c'è Barbara Franceschi che ci fa una sua testimonianza, che Fosca ti devo assolutamente ringraziare perché la mente è cambiata grazie a voi. Complimenti per la serietà e la ricchezza di questa scuola. Grazie Barbara, poi mi fate commuovere se mi scrivete così, perché veramente noi ci mettiamo l'anima per fare tutti questi percorsi, sono ore, ore, ore per costruirli prima, per ottenere, diciamo, il percorso migliore e poi durante per seguirvi al meglio, perché sapete che ogni tanto diamo dei compiti, qualcuno diceva che ne davamo tanti, li abbiamo un po' diminuiti e quindi quello vuol dire poi seguirvi dietro tutto il tempo per la correzione, insomma, per darvi più strumenti possibile. Grazie Barbara, davvero, grazie. E poi c'è il percorso Diventa Redesigner, che è un percorso ovviamente affascinante perché si entra nel mondo del design, si parte dalla progettazione, si percorre un po' la storia del design, ma anche lì mandiamo delle dispense prima perché cerchiamo sempre di accelerare, consigliamo sempre prima dei libri da leggere in modo che si possa arrivare preparati.
e riuscire a prendere il più possibile dai nostri percorsi, e quindi diventare designer è proprio incentrato in particolar modo alla trasformazione degli spazi. Che cos'è un redesigner? Non è un architetto perché non trasforma completamente gli ambienti, non tira giù i muri, ma diciamo trasforma gli spazi con la percezione, con il look, con l'immagine, quindi con i colori, con i tessuti, con i materiali, con l'oggettistica, con la disposizione dell'arredo, senza tirar giù dei muri. Poi è ovvio che molto spesso c'è anche questo aspetto, perché le case devono anche essere ristrutturate, quindi funziona molto bene il redesign abbinato all'architetto o nella stessa persona o persone che lavorano insieme. C'è uno excursus completo su tutta l'attività del redesigner fino ad avere anche dei concetti legati al feng shui, che al benessere per vivere gli spazi in un certo modo, che sono concetti molto molto interessanti, molto molto utili in questo periodo, veramente molto da sempre, ma forse post-Covid ci sono delle sensibilità ancora più forti, ancora più importanti. Quindi questi sono i tre corsi fondamentali per diventare un piccolo imprenditore, saper lavorare, sapersi promuovere, sapersi vendere, saper fare l'home stager, diciamo a 360 gradi, quindi non soltanto le case da vendere, ma anche il restyling delle strutture ricettive e anche di oltre. Anche ieri mi ha scritto una ex allieva, non faccio nomi, se vuole si palesa lei, perché ovviamente tutte le nostre, io siamo sempre disponibili a rispondere alle vostre richieste, alle vostre esigenze, ai vostri consigli, che mi chiedeva consiglio per l'acquisto di alcuni arredi perché devono fare lei in collaborazione con altre, sempre nostra allieve, un restyling di una sala d'aspetto di una struttura oncologica in un ospedale. Quindi veramente la nostra attività per le sale d'aspetto, secondo me, sono un punto molto forte, molto importante dove lavorare. Perché non è architettura? Perché magari vi sfugge questo concetto. Perché è un staging? Perché la sala d'aspetto deve coinvolgere, attrarre le persone, gli utenti, quindi persone che adesso, a parte qui siamo in una struttura ospedaliera, ma pensate alla sala d'aspetto di un ufficio, di un qualsiasi tipo di attività, di avvocati, di architetti, di commercialisti, eccetera, arrivano i clienti nelle sale d'aspetto. Quindi il cliente deve trovare quella stessa immagine, quella stessa atmosfera che magari ha visto su un post, sul web, sul sito, ok? E quindi è un momento in più, magari io sto entrando per la prima volta nell'ufficio, devo andare a firmare un contratto. L'ufficio stesso, la sala d'aspetti, può darmi quell'input finale affinché io poi firmi effettivamente quel contratto. Ecco perché è marketing immobiliare il restyling di una sala d'aspetto. Questo è un mondo che ho chiamato identità degli spazi, dove stiamo preparando dei percorsi nuovi perché c'è un grande sviluppo su questo aspetto per il 2022. Altri corsi avanzati di specializzazione, ripeto, per me sono tutti importanti, però questi, diciamo, sono già appunto delle specializzazioni in più. Il primo è ricettività turistica specialist, corso nuovissimo che abbiamo lanciato a giugno, che ha avuto un grande successo, un grande risultato, dove ho chiamato in causa Roberta Anfora e Monica Fraschetti con la loro società Stagerò, che stanno facendo un lavoro pazzesco in questo settore, stanno facendo veramente su Roma tantissime strutture ricettive e l'abbiamo richiamato ricettività e non micro ricettività, perché si tratta di strutture anche in importanti con tante stanze, dove oltre alla trasformazione dell'immobile c'è l'opportunità di curare tanti altri aspetti, diventare un punto di riferimento per i gestori di queste strutture. E quindi nel corso di ricettività turistica specialist si comprende veramente come essere di supporto al property manager, con tutta una serie di altre competenze che è importante conoscere ma non sempre avere. Quindi crearsi un team, una squadra di collaboratori esterni e avere veramente specializzarsi in questo
tipo di settore che ha avuto uno scossone con il Covid, ma che è veramente ancora tanto tanto da dare e da dire. Poi prima del penultimo, che è nuovo, vi parlo di Stager for Flip, che abbiamo già fatto qualche edizione l'anno scorso, la nuova edizione è prevista a fine novembre. Molto molto interessante perché in effetti gli investitori immobiliari, flip viene da flipping, che in America vuol dire flipping immobiliare, quell'attività che fanno gli investitori che compra e rivendono, comprano, ristrutturano in genere e rivendono gli immobili. Quindi stager for flip sono gli home stager che vogliono lavorare di supporto agli investitori immobiliari, dove ragazzi, qui ogni tipo di attività, ogni tipo di segmento che si va a toccare bisogna conoscere veramente bene tutto quello che c'è intorno. Gli investitori immobiliari sono dei grandi fan dell'home staging, i guru dei formatori parlano bene dell'home staging e quindi ci incentivano la nostra attività, però anche lì si possono offrire dei servizi complementari che possono essere veramente, veramente molto, molto utili e essere veramente interessanti perché bisogna diventare il punto di riferimento di questi personaggi. Quindi possono essere case turistiche, possono essere gli investitori, come anche i costruttori, sono poi molto vicini perché in realtà i costruttori sono poi degli investitori. Ecco, diciamo che gli investitori moderni, nuovi, sono quelli che fanno queste operazioni anche con poco. Una volta lo facevano solo gli investitori con grandi possibilità. E poi c'è Marketing Formula for Real Estate. Ragazzi, questo è un percorso nuovissimo, 30 ore di formazione, se apre veramente moltissime porte. Oggi, parlando con diverse persone, si sta sviluppando sempre più una figura di cui già parlavo nel mio libro di 2 anni fa, che aveva iniziato a prendere piede, però sta prendendo piede ancora di più, cioè la possibilità di lavorare in modo fisso all'interno di un'agenzia immobiliare, ok? Fare solo l'home stager in un'agenzia immobiliare può non essere così semplice, soprattutto se, meno che non sia un'agenzia che magari ha 10 filiali, allora si può avere un'attività a tempo pieno su tutte le filiali. Altrimenti ci può essere l'interesse di un'agenzia immobiliare di avere una figura che possa seguire l'immagine immobiliare della propria agenzia. E questo potrebbe voler dire anche seguire il marketing. Qui presenteremo la nostra formula. Quindi si chiama Marketing Formula perché non è un corso da social media manager, ve lo dico subito, perché questi sono corsi dove veramente a 360 gradi per chi vuole lavorare su tutti i settori, e non è il nostro caso, è su tutti i soli, e quindi devi sapere tutto per poi scegliere cosa serve ad ogni tipo di attività. No, noi lavoriamo solo per il real estate, quindi per tutto il mercato immobiliare, quindi soprattutto noi ci focalizzeremo per lavorare per le agenzie immobiliari, però lo stesso metodo può essere anche applicato agli investitori, ai property manager, ai costruttori e all'home stager stesso, quindi tutte quelle che parlano di mercato immobiliare. E sarà la nostra formula, una formula che abbiamo strutturato io, Luana e Andrea Ballato, che fa proprio questo di professione, cioè lui è un marketer specialista di funnel marketing per il real estate e lavora proprio cioè è un ex agente immobiliare, ha 10 anni di esperienza, quindi veramente ci sta come il cacio sui maccheroni, come si suol dire. Sarà veramente molto utile perché ci darà un nuovo approccio. È un percorso non semplicissimo, ve lo dico subito, perché è ovvio che bisogna avere delle conoscenze, un minimo di conoscenze informatiche. Se non siete abili a usare un attimo il computer, può essere veramente ostico. Però siccome appunto è un percorso nuovo e vogliamo dedicarci tutto il tempo specifico, abbiamo una giornata di presentazione che poi la settimana prossima vi presenteremo, mi sembra che sia il 23, non vorrei dire una stupidaggine, comunque vi avviseremo, vi informeremo, perché c'era questa giornata dedicata gratuita di presentazione. Chi vorrà partecipare su Zoom
così potrà fare le domande dirette a noi, ad Andrea, ma molto probabilmente lo lasceremo poi in diretta anche qui sul gruppo. Direi che vi ho dato un po' tutto, vi ho detto che c'è questo primo workshop gratuito questa settimana con me, Ilaria, dedicato al business, al marketing, e poi ce ne sarà un altro invece dedicato alla progettazione delle cucine. Quindi questi sono webinar gratuiti per i nostri allievi che hanno sempre l'opportunità di avere della formazione di aggiornamento continuo gratuitamente. Oh, che leggo qui che vedo un altro. Daniela, un commento fatto sia per Professional Stager che Business for Stager. Sono corsi altamente professionalizzanti e Business for Stager è veramente utile per chi vuole partire con il piede giusto, ma soprattutto per chi vuole iniziare a fatturare senza perdere tempo a capire in che direzione andare. È proprio così, Daniela. Confermo come dice Barbara, serietà e professionalità. Ah, grazie anche a te, Daniela, veramente, veramente grazie perché non è così scontato lasciare, insomma, delle volte anche io non sono una di quelle, ma compro un sacco di roba su Amazon e poche volte lascio le recensioni. Devo farlo di più, bisogna farlo di più. Devo dare di più, l'esempio in modo che poi anche gli altri lo facciano. Ok, direi se non ci sono domande specifiche, che io vi ho fatto tutta questa bella panoramica, il video rimane qui registrato, quindi ovviamente chi non ha potuto partecipare alla diretta potrà seguirlo. Ho visto che Claudia ha messo i link delle prossimi corsi di professione Home Stager, ripeto, il prossimo inizia proprio tra pochissimo, i primi di ottobre, anche Business for Stager inizia i primi di ottobre, per cui per chi ha già seguito i nostri corsi può accedervi, possono accedervi anche Home Stager professionisti già tali, che quindi fanno parte dell'associazione professionale Home Staging Lovers o dell'associazione non mi ricordo come si chiama, HISP, l'associazione professionale riconosciuta dal MISE, con cui diciamo siamo un po' gemellati, come sapete facciamo ogni anno anche le statistiche insieme sui dati dell'home staging e quindi far parte, vedete anche per noi, far parte di un'associazione professionale è simbolo, sintomo di professionalità appunto, quindi ci dà la garanzia che un percorso professionale di base ci sia già stato. E quindi diamo l'accesso ai percorsi di professional stager o di business for stager, anche se magari si è seguiti dei percorsi negli anni precedenti, anche prima che facessimo noi il nostro. Quindi, se avete curiosità, domande particolari sulle modalità di pagamento, le modalità per avere il pagamento rateizzato, eccetera, e ripeto, potete contattare Claudia info@stagingredesign.school o anche in Messenger o sul Messenger della scuola oppure sul WhatsApp. Magari vi può scrivere anche qui il numero Claudia, così la potete chiamare direttamente. Abbiamo questo gruppo che oggi abbiamo usato per presentare il nostro calendario, ma è sempre un gruppo di formazione gratuita dove se sapete che abbiamo veramente pubblicato e caricato tantissima formazione, ne trovate tantissima di quelle precedenti e adesso stiamo preparando il nuovo calendario per l'autunno, per cui ci saranno ancora nuove novità e nuovi progetti in corso. Vi saluto e vi aspetto nei prossimi incontri. Buon pomeriggio!